Mister Pagliaccetti, un pari che non cambia niente per l'economia della vostra stagione. No, a livello di numeri no, però per noi cambia perché ci tenevo tantissimo a prolungare la serie positiva di risultati di vittoria. Però è normale che siamo arrivati, quando arrivi all'obiettivo è normale che qualcosina perdi. Ma quello che ai ragazzi aveva detto per filo e per segno tutto quello che sarebbe successo oggi se non entravi, però era inevitabile, dai. Avete avuto notizie degli altri campi e quanto vi ha condizionato? No, dall'altro campo, diciamo. Personalmente io ho saputo del risultato adesso, quindi non, ma noi già davamo per scontato la promozione del Teramo, perché il Teramo, anzi, faccio complimenti a Marco perché ha fatto un cammino veramente molto spedito e noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e ora ci prepariamo bene. Abbiamo ancora una partita, perché c'è ancora una partita, e poi ci prepareremo per i playoff. L'espulsione? L'espulsione secondo me è inaccettabile, perché Tommaso era andato a calciare la palla, quindi non è che è stato un fallo, lui è stato anticipato, ma non c'è stata nessuna cattiveria nel fare il fallo. È un'espulsione da una giornata di squalifica, ci auguriamo. Secondo me non era nemmeno espulsione, quindi speriamo che sia per una sicuramente per una giornata, anche perché non c'è stato un fallo di reazione, roba varia. Fabio Iodice, ti abbiamo beccato con la bottiglia di spumante in mano. Sì, è stata una salvezza quest'anno veramente esutata, quindi perché il campionato era molto livellato. Quindi è una soddisfazione doppia. Guarda, sono contento soprattutto per il presidente e per la società, perché se lo meritano. Quindi ce l'hanno, merita questo ed altro. Quindi sono contento veramente per tutto l'ambiente, il presidente, la società, per tutti. È un punto di partenza, non d'arrivo. Ma penso di sì, perché Celano lo sappiamo, la storia di Celano la conosciamo tutti, quindi non è che sto qua a dire la storia di Celano. Sicuramente è una città seria, il presidente è un ambizioso, quindi sicuramente Celano da qua in avanti crescerà sicuramente. Allora, da chi si ripartirà, magari un po' troppo presto per parlarne, la struttura è buona, ecco, l'interlagliatura è buona. Guarda, ci godiamo la salvezza perché veramente sto stanco, cioè, mo proprio non voglio pensare a niente, quindi abbiamo un'altra partita, dobbiamo onorare il campionato a Sulmona, quindi poi una volta finito il campionato con la società parleremo, vediamo un po' quello che ci sta da fare, ma adesso è presto a parlare.